Buonasera da Chiara Tamburini per Rassegna Megarese. Ci troviamo in via Roma 53 ad Augusta all'evento 6, una mostra di pittura organizzata da Quattro Terzi, che è un'associazione culturale che nasce per organizzare eventi legati al cinema, ma in realtà allarga un po' le sue prospettive e i suoi obiettivi anche ad altre forme d'arte. Vicino a me Jessica Spinelli, presidente dell'associazione culturale, a cui chiediamo perché Quattro Terzi ha scelto di privilegiare l'arte e la pittura e organizzare una mostra di questo tipo. Sì, abbiamo scelto di organizzare questa mostra di Angelo Alessandrini e Nuccio Garilli innanzitutto perché sono degli artisti augustani che hanno un grande potenziale, espongono in Italia e nel mondo. E quindi per noi è fondamentale la promozione innanzitutto dei nostri artisti che fanno parte del nostro territorio. Siamo partiti proprio da loro anche perché lavorano a questo progetto da un anno, ci hanno coinvolto e abbiamo subito accolto questo progetto con tanto entusiasmo. Noi crediamo che l'arte abbia un valore pedagogico e fortemente educativo e formativo, quindi per noi è importante che tutta la cittadinanza possa fruire di questi eventi. Infatti stiamo insomma già lavorando per il prossimo anno per creare eventi di questo tipo, proprio perché non devono essere degli eventi d'élite, ma devono essere proprio aperti e devono abbracciare e andare incontro alla cittadinanza. C'è un fermento culturale nella nostra città che vuole esplodere, vuole emergere, ma spesso le istituzioni non hanno dato questa possibilità. Come associazione cerchiamo di fare di tutto proprio affinché questo non rimanga un fermento sotterraneo, ma che emerga e che porti nuova linfa e nuova energia a questa città. Ci tenevo a ringraziare la famiglia Migneco che ci ha messo a disposizione questa splendida location in queste tre serate. Ci siamo sempre trovati con difficoltà proprio perché non esistono dei luoghi istituzionali o comunque non ci vengono messi a disposizione dalle amministrazioni luoghi per organizzare questi eventi. Auspichiamo nel breve futuro, speriamo di avere magari un appoggio, un sostegno e poter organizzare eventi di questo genere in luoghi ad Augusta importanti, come può essere il Castello Svevo, il Convento di San Domenico. Ci sono tanti palazzi nobiliari bellissimi che potrebbero ospitare eventi del genere. Ci sono tanti artisti ad Augusta, c'è anche tanta fame di cultura e quindi speriamo di poter avere già un 2014 pieno di nuove iniziative. Bene, da Quattro Terzi e da Rassegna Megarese è tutto. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.